Oh, basta con sto pugilato, sai chi fa i soldi per davvero? Il wrestling. E come basta col pugilato? Ma va, il wrestling. Il wrestling. Da, allora, mo chiediamo. Allora, ragazzi, prima di iniziare questo video. Ma possiamo sfidare qualcuno, capito? Allora, se sfidiamo il pugilato non viene nessuno. Ma quello! Famo le sfide. Io e te contro tutti quelli che ci vanno fa. Che fanno proprio fa, che io sto qua. Capito? Faccio. Dai, io ci cado e ammazzo, lo tu. Vai, 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 penso ci te butta te. Ammazza! Da sopra! Stava ma! Cazzo! Dai, dai! Ma che volevo lanciare! Che te lanci? Iniziamo dalle basi prima! Dobbiamo usare i materassini! Comunque ragazzi, se almeno direi su che sta ancora con noi! Andiamo su, ragazzi, se volete vedere un video di wrestling con me e Franchino contro due youtuber a caso o a scelta, scrivete wrestling! Intanto noi facciamo un po' di allenamento del wrestling. Per forza, mi sono fatto. Fammi lanci, fammi qualcosa, qualcosa. Ma vedete, ghiaccio spray, ce l'hai? No, non c'ho niente, il wrestling è duro, è roba da duri, bisogna darsi a fare. Scuola di siamo di scuola di botte e meniamo tutti i bulli, i ciccioni e quelli brutti. Se tu vuoi vincere colpisci sotto, vai col ciccalone che ti insegna a fare botte. Per fare il wrestling. Erano quelli sì che battevi il cioè davi il colpo così e poi. Per fare il wrestling. Però mo me dà la pizza seria. Ci sono i famosi colpi, vai. Cioè, fai così. Io sto così. Capito? Bisogna darsi da fare col wrestling. Capito? Mi hai dato una pizza davvero però. Ho capito. Poi no. C'è sta la presa, guarda, vieni qua. Wrestling fai questo. Prendi. Oh! 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 Prendi. Oh! Rifamo un attimo la pizza. Io sto così, tipo. Bello questo. Oh! Vai! Cadroia, che capucciata vero! Sono che capucciata! E tu avanti così che adesso! Perché? Ho preso lo zigo, mazzo! Come si gonfia tutto! No, non ti muovi! Oh, oh! No, no, a te ti conviene il single leg! Dai, prendo il single leg! Mi pigli e me lanci! Stavo per Bigfoot, te lo ricordi il Bigfoot? Com'era? Guarda! Stiamo qua così! Il Bigfoot era quello dei piatti, pare e patto qua sul petto così. E poi faccio così, però te tipo te faccio volare. Dai, provo. Capito come? Va! Donne così! Il Bigfoot è forte pure, oh! Ah, ci stiamo usando uguale! C'è quello che ti lancia! No! Pure girate schiena, te schiena, che io te pio così, che io te pio così e vai. Poi! Quella pure, come si chiamava questa? La mossa del lancione! Stiamo a fare video che stiamo a provare tutte. Però invece se mo scrivono wrestling con i commenti, facciamo proprio allenamenti. Ma sì, perché. Sì. Cioè facciamo una e facciamo, capito, quella. Perché se ma senti, ma pure la rissa del wrestling! Che cosa sia bello! Che poi è tutto oppure! Incito il pubblico! No, vai, mi giro! Salgo ancora più su! Gomitata saltata, vai! La gomitata saltata! Poi mi faccio male come vai, 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 vincente! Vai con l'elbow smash! Vai! Elbow smash! Buttati! Mi crema nei gambe! Dai, dai! Bella! Ah, io sono più pesante, però! E fai la seconda corda invece di dalla terza! Questa ti fai così? Io non so i nomi tecnici, magari i nostri followers ci possono sì, aiutare. Sì, diteci pure le mozze, perché noi sto wrestling non lo conosciamo. Pensavo noi siamo pratici. Vai, famate. No, qual era quello che tipo te dondolavi sulle corde? Hai capito? Avanti, indietro, io te colpisco. Io passo sotto e poi devi un avambraccio, tipo Clothes Right From Hell. Allora che io faccio questo poi la là. Tu vedi che cazzo io passo sotto, io qua. Bello! Allora, capito, io corro qua, spinta! Spinta! Passo sotto! Spinta! Ah!
E oggi vi parlo di NordVPN, il nostro piccolo sponsor, perché effettivamente, e ve lo dico da testimonial, cioè uno che lo usa da 4 anni, è un servizio senza paragoni. Che cos'è una VPN? Nulla di particolare, un Virtual Private Network. Praticamente il vostro computer va direttamente in un altro computer che si trova o in Italia o in un'altra nazione. Bypassa tutti quei canali dove voi trasmettete le informazioni e trasmette direttamente a questo computer, sia durante la navigazione web, sia durante il download, sia durante tutte le operazioni standard. Qual è il vantaggio di una VPN sempre disponibile con centinaia di computer in tutte le nazioni? Che voi potete, tra virgolette, collegarvi da qualunque nazione. Vi porto degli esempi pratici. Sono in aeroporto, uso la wifi dell'aeroporto, devo mettere dei miei dati sensibili, ho timore, passo per la VPN perché la VPN funziona sia su smartphone sia su tablet che su computer e preservo tutti i miei dati e sono tranquillo. Voglio accedere a un catalogo diverso di Netflix, per esempio, posso usare la VPN e apparire come se fossi negli Stati Uniti, perciò vedrò un catalogo completamente diverso. Voglio vedere dei contenuti che nel mio paese purtroppo i provider non mi fanno vedere. Con la VPN posso fare questo. Questo ve lo dico da nerd, da scureggione praticamente, perché io la uso spessissimo ed è comoda sia per la privacy, sia per la sicurezza, sia per poter accedere a determinati contenuti che generalmente ci sono preclusi. Ah, bravo, complimenti, eccetera, eccetera. Ciao ragazzi, NordVPN, piccolo sponsor nostro, link in descrizione, codice promozionale in descrizione, provatelo se volete, c'è l'applicazione sia per smartphone, sia per tablet, sia per il vostro computer. Ah, oh, ma che stai a fa? Zitto, e i sartelli? Zitto, certo. Ma il wrestling a che servono questi? Servono. Ah, sei matto? Perché, sì, no, perché sarto più in alto, gli entro dei gomito così. Ma dai, allora fammi provare pure a me. Vai, prova. Voglio provare. Però non due, se fanno male. No, no, io. Vai. Vai, più in alto, ci cadono. Oh, più in alto, guarda. Attento che te fa male lì, sembra il caso bianco ti prende. Oh, guarda. Guarda come sarta, oh, ranocchio. Beh, è buono per wrestling questo. Certo, è buono, sì, guarda. No. Bello, vai, oh, ma non è la tua soddisfazione da. Oh, lasciami qua, oh. Io rimango qua tutto il giorno, ma che cazzo mi frega. Oh, Cicalo, io sono pronto. Sta cosa del wrestling, secondo me si può fare. No, per certo, perché voglio menare tutti gli youtuber. Dai, io e te coppia. Ma possiamo sfidare o gli youtuber o fighter professionisti, quelli di wrestling. Ma magari ci casca pure qualche rapper. Qualche rap, a Lucci! Ti faccio un bucio di cuore. Beh, Lucci che ci vuole, dai, debolino Lucci. Sempre che ci stia ascoltando. Comunque, detto ciò, ragazzi, se volete il wrestling, scrivete wrestling. Noi continueremo gli allenamenti e sfideremo qualcuno. Noi continueremo gli allenamenti con senso. Oggi abbiamo cominciato a vedere, a capire quello che qualche si potrebbe fare. Qualche tecnica, quello che si potrebbe fare. Ma vi promettiamo che ci alleniamo nel wrestling e sfideremo gli youtuber. Vabbè, wrestling qui sotto. Per adesso vi salutiamo. Aspetta. Ah, ok, no, perché non si era iscritto. Ah, vabbè, quello è cretino. Non si era iscritto. Fa il cretino. No, adesso sei iscritto. Ok, tutto a posto. Possiamo salutare. Ciao. Bulli, ciccioni, sfigati, secchi e brutti. Un colpo sotto vi aggiusta tutti. Se ti senti oppresso ed a tratti un po' depresso, mangia bene.